non sono abituato a parlare in pubblico, quindi sono degli amici non sardofoni, quindi per cortesia parleremo in italiano, come spesso mi capita nelle mie conferenze. Però la buona tona dell'acqua, l'uraki, la di bofia di basata. La buona tona di basata non di basso, di basso una che sul dialetto mio che è su campidaneso, marmellese, casi onestaneso. Salima è un altro cristiano. Va bene, quindi parliamo la lingua che in questo momento è un po' come l'inglese dell'Europa, parliamo l'italiano. Per dottore io cosa posso dire? Non ripeterò la mia esperienza, la mia conoscenza personale con dottore, perché molti hanno citato quasi tutta la sua vita, quindi io lo conobbi nel 76 per questioni che non c'entravano con la politica e poi lo ritrovai nel Partito Sardo di cui io facevo parte, il consigliere nazionale, quando già fu riuscito. Io non ho mai saputo se Dottore ha abbandonato il partito o se venne cacciato dai dirigenti del partito. Io ero in consiglio nazionale, ma questa cosa non la ricordo. Però dicevo chiaramente, visto che il partito stava cominciando col vento sardista, che ricordiamo tutti, 18 consiglieri, la presidenza della regione, eccetera, dicevo guardate che noi stiamo prendendo quota vertiginosamente, non perché stiamo facendo chissà che cosa, perché il partito sardo esisteva, grazie a Dio, già da parecchio tempo. Stiamo prendendo quota per gli atti, per le questioni che esulano dal partito sardo, quello che stanno facendo Baizzo e Dottore. E a vedere, quindi non mi si dava retta, quindi io poi sono uscito dalla politica, ho rincontrato Dottore, chiaramente prima dei giornali, dei fatti eccetera, ma ho rincontrato Dottore perché lui aveva questa cosa che mi faceva un immenso piacere, lo vedevo spesso nelle mie conferenze e alle feste della bandiera sarda, in fondo alcune le abbiamo fatte a Santa Giusta, le prime, una l'abbiamo fatta lo scorso anno qui, e vedevo che c'era da sempre. Quindi abbiamo cominciato a riavvicinarci, a parlare e gli chiesi un giorno cosa pensava di questa diatriba che sussisteva soprattutto fra gli indipendentisti a causa della bandiera di cui io sono l'autore insieme ad altri tre patrioti, lo sapete la maggior parte di voi, ma è altra storia. E quindi gli chiedevo, ma dottore, tu preferisci l'albero sradicato o preferisci la bandiera dei Mori, perché questa diatriba della bandiera dei Mori, queste mozzate, quelle che sono anche lì. Leonardo, io sono stato il primo a mettere l'albero sradicato prima di IRS, infatti io gli dicevo, guarda che IRS è stato il primo a usare l'albero sradicato come step. No, l'ho usato prima io nella bandiera, non di me, Meres, il primo però. No, Paris. Nello stemma di Paris non ero, c'era. E quindi, però tu hai pienamente ragione, lui aveva già ascoltato diverse mie conferenze sulla bandiera, sulla storia, tra parentesi una l'abbiamo registrata anche con Gianni nel suo studio, no, a Santa Giusta, quindi esiste su YouTube, se avete volete notizie sulla bandiera scoprirete delle cose incredibili. E quindi lui mi diceva, quanto tu racconti sulla storia della bandiera e quanto avete fatto tu e gli altri tre, che cito perché qualcuno magari non lo sa, noi nel 99 abbiamo ufficializzato, noi, la Regione Sarda, ha ufficializzato la bandiera sarda, questa bandiera sarda, a cui noi abbiamo tolto la penna dagli occhi, perché è storico, io nei quattro figuravo come colui che faceva la ricerca storica, poi c'erano altri due, uno un consigliere provinciale, Chico Frongia, che appese la bandiera negli uffici della provincia Cagliari. L'altro era il sindaco allora di San Mogheo, che disse a Scalfaro, quando venne a inaugurare la diga sul Tempo, sul Tirso, e chiese, Scalfaro gli chiese, ma scusi, ma lei chi è? Ah no, Carlo Mura gli rispose, piacere, io sono un sindaco sardo nello Stato italiano, e l'altro era la buon'anima di Salvatore Bonesu, che fu quello che presentò materialmente
la proposta di legge che io casualmente avevo in tasca ad Alex quando lui mi disse: vabbè, una buona volta ti diamo retta, facciamo questa legge, la presentiamo alla regione. Casualmente c'ho la bozza in tasca, quindi la presentò, la votarono all'unanimità, eccetto un partito che fece un emendamento, era un partito dell'opposizione. Questo partito chiese i muri voltati a destra, che non significa niente, perché i muri, li vedete, sono voltati da quella parte, ma se io tiro la bandiera sono voltati da questa. Quindi accetta le buone volte. Salvatore Borghese fece questa cosa. Il partito dell'opposizione, non vi dico qual è. Quindi il dottore mi diceva, al di là di questi eventi eccetera, mi diceva: la storia che tu proponi della bandiera sarda, che risale già, ma devo chiudere. Non mi distrago. Dici cosa pensare. E mi sono distratto. Allora, mi sono distratto. Non ricordo il dottore, cosa risponde? Il dottore la bandiera sarda, d'accordo, però stavo dicendo qualcosa, non ripeto nulla. Comunque il dottore mi diceva: sono pienamente d'accordo sulla ricerca storica, eccetera, quindi hai fatto bene a fare questa cosa. E quindi, andando avanti nella discussione, dottore, mi approfitto per chiederti una cosa: ma tu, che vuoi vedere tutti questi gruppi indipendentisti che non hanno né capo né coda, non nel senso cattivo della parola, ma voglio dire, non ci si mette mai d'accordo, anzi più va avanti il tempo più ci frazioniamo, cosa ne pensi di fare un movimento, un tentativo di unione del popolo sardo, chiamandolo col suo nome e basta, e con questa bandiera, chiamarlo Sardano? Leonardo, ascolta, Gaspo, ti ha provato Finza su Zordu Sardana prima che tu mi stia proposto questa cosa, e mi aveva regalato tre monete, carta moneta, uno Sardana, 10 Sardana e l'altro non mi ricordo se 5 Sardana. E dottore, aveva già fatto la moneta nazionale sarda, chiamandola Sardana, la compra sarda, e su che brusato. Quindi voglio dire, ho questo piacevole ricordo di dottore recente, in passato tutto quello che c'è stato, ci siamo conosciuti per altre cose che non avevano niente a che vedere con il nostro impegno politico. Quindi, eccola. Lei fuoco Gianni, che non si crede vedere l'amore. Comunque ce l'ho in casa e anche sul web, se mi fa piacere. Quindi voglio dire, la uso anche, e poi chiudo, scusate, mi intervento un po' per passare l'ora, poi chiudo anche col fatto che io uso la moneta sardana, perché tutte le mattine sono attaccato da coloro che io chiamo archeologi, mi contestano il fatto che ho scritto la storia sarda, perché loro, la storia sarda sarebbe quella che usano loro, dove i sardi non figurano mai. Io ci ho messo i sardi, che sono i sardani, grazie a Dio, siamo sardini. E quindi dico a chi mi contesta questa frase, visto che anticamente qui c'erano solo i fenici, facciamo un patto: io regalo una moneta sardana che mi ha regalato un mio amico, il dottore, a chi mi trova uno scritto fenicio con la parola fenici. È un caso, nessuno ha mai risposto, quindi la moneta ce l'ho ancora. Però voglio dire, e chiudo. Ricordo ancora il dottore in fondo, alla sala, che veniva, io non l'ho mai invitato personalmente, almeno le prime volte, veniva alle mie feste della bandiera sarda. E penso di averlo conquistato almeno questo, con questa bandiera, almeno quello me lo ricordo e glielo devo. Grazie dottore, grazie. La distrazione che ti sei preso per questo.